Spesso ci chiedono come potere al popolo quali siano i nostri punti per la questione ambientale. Primo punto, innanzitutto, è basta con il sistema delle grandi opere. Un sistema delle grandi opere che abbiamo visto, oltre a devastare i territori e la vita di chi abita in questi territori, che sottostà alla logica di una politica sempre subordinata agli interessi dei grandi gruppi industriali. Abbiamo potuto vedere questo a livello nazionale, soprattutto con l'esempio del TAV in Val di Susa. L'abbiamo visto recentemente con il MOSE a Venezia, ma anche sul nostro territorio purtroppo abbiamo gli esempi di questa filosofia e questa mala gestione del territorio e della politica. Ad esempio, basti citare il Tibre, la Tirreno-Brennero, un'autostrada che ha lasciato semplicemente un moncone di 8 km nel nulla e che è costata 500 milioni di contributi pubblici. Tra l'altro, un'opera difesa da una levata di scudi della politica locale assolutamente bipartisan. L'altro punto fondamentale è l'abolizione della legge regionale sull'urbanistica, varata nel 2017, una legge che prevede nuovamente la stessa logica di subordinazione dell'interesse pubblico rispetto invece a quello dei privati che fanno direttamente affari con l'amministrazione, rendendo la città invivibile per chi invece qui vive e qui lavora. Una legge che prevede al suo interno un consumo di suolo al 3% annuo, ma che in realtà può essere derogato con molta facilità per obiettivi di interesse strategico non meglio specificato attraverso gli accordi operativi che hanno sostituito i piani urbanistici. Che significa che direttamente l'amministrazione pubblica può fare accordi di 60 giorni con i privati e che permetterebbe di riprodurre un panorama urbano purtroppo al quale ci siamo abituati, ovvero devastato dai centri commerciali e che quindi ha a che fare non solo con il consumo di suolo, non solo sull'utilizzo appunto della città, ma ha a che fare anche con i consumi e lo stile di vita delle persone che ci abitano. Per non parlare poi di tutto il conseguente aumento degli affitti e quindi una questione abitativa che sta diventando ormai una bomba sociale non più gestibile, per non dire dei luoghi di ritrovo, dei luoghi di socialità, che vengono ovviamente derogati invece al consumo. Le nostre proposte quindi sono semplici ma concrete. Stop al consumo di suolo e le uniche grandi opere di cui abbiamo bisogno sono la manutenzione delle infrastrutture già esistenti per contrastare il dissesto e il pericolo idrogeologico. D'altra parte, invece, vogliamo l'abrogazione di questa legge regionale sull'urbanistica e vogliamo tornare ad una pianificazione urbana che metta al centro i cittadini e le loro vite e non gli interessi speculativi.